Nuovo video sulle migliori tecniche di respirazioni. Ne ho fatti tanti di video sulla tecnica di respirazione, sul respiro in particolare, e soprattutto come migliorare la qualità della nostra vita attraverso una corretta respirazione. Ed esistono anche tante respirazioni che hanno un obiettivo, danno un beneficio pratico, concreto, che a volte nel tempo può diventare davvero straordinario. Infatti, se vuoi vedere gli altri miei video, basta che vai su YouTube e cerchi Mauro Pepe respirazione oppure Mauro Pepe tecniche di respirazione e trovi tutti i miei video su queste strategie. Ma oggi parleremo della migliore tecnica di respirazione per migliorare la concentrazione, per essere particolarmente lucidi nel momento in cui dobbiamo fare delle cose importanti. E questo può valere per uno studente prima di studiare o prima di un esame, può valere per un manager prima di una riunione importante, può valere per uno sportivo prima di un allenamento determinante o prima di una gara, può valere per ogni singola persona che ha bisogno di essere completamente concentrato e focalizzato su quello che sta facendo, sviluppando e soprattutto sfruttando al massimo la propria lucidità. Sei pronto? Sicuro? Allora partiamo. Benvenuto in Perle di Coaching. Questa è una gran bella community di crescita personale che si chiama Vinci con la mente, come penso già saprai, e tu puoi rimanerne agganciato. Come? Iscrivendoti al canale YouTube oppure alla fanpage. E mi raccomando, cosa importante, se pensi che questo video sia davvero valido, condividilo con i tuoi amici e poi scrivimi nei commenti quello che pensi. Oggi abbiamo detto parliamo di una delle tecniche di concentrazione più importante, che sfrutta la respirazione. Avrà tre passi, ho bisogno della lavagna perché ci sono tre momenti fondamentali per poter ottenere questo beneficio. Ma per capirlo fino in fondo abbiamo bisogno di capire come si fa a sviluppare davvero la lucidità, come si fa a aumentare i livelli di concentrazione. Ci sono vari parametri, soprattutto ci sono delle variabili da tenere in conto. La prima sono i livelli di nutrizione del nostro cervello. Ebbene sì, il nostro cervello si nutre, anzi, questi circa 3 kg di materia grigia si prendono il 30-40% di tutte le risorse del nostro corpo, quindi vanno ben nutriti e si nutrono di ossigeno, fondamentale, di nutrienti, quello che mangiamo, ma è anche e soprattutto di idratazione. Un corpo molto ben idratato tende ad avere un cervello molto più concentrato e lucido. Un corpo che respira in maniera corretta con il diaframma tende ad avere un cervello molto più concentrato e lucido. Quindi i livelli di nutrizione. La seconda cosa fondamentale è il recupero. Dobbiamo imparare a dormire correttamente. Sul canale YouTube, se cerchi Mauro Pepe Sonno o Mauro Pepe Disturbi del Sonno, ho fatto vari video dove spiego come fare per dormire bene e soprattutto in maniera tale da recuperare completamente. Se un cervello è riposato, rende molto, 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 molto di più. Terzo fattore è l'atteggiamento mentale, soprattutto il modulo emozionale in cui stiamo. Se stiamo in un modulo emozionale di ansia, preoccupazione, paura, frustrazione o altre cose, difficilmente riusciremo a essere completamente concentrati e focalizzati, difficilmente riusciremo a essere particolarmente lucidi. Invece esistono dei moduli emozionali come l'entusiasmo, la sicurezza, la determinazione che aumentano tantissimo i livelli di lucidità. Il quarto elemento è il focus. Dove poni la tua concentrazione? Fa davvero la differenza. Ora, da questa premessa, tiriamo fuori la strategia di respirazione per aumentare la tua concentrazione, per aumentare la lucidità. Questo fa davvero, davvero, davvero la differenza. E abbiamo tre passi importanti. La prima è un esercizio di ventilazione, cioè aumentare tantissimo l'ossigenazione, anche più di quello che abbiamo bisogno. Due, l'equilibrio diaframmatico, io lo chiamo, quindi una corretta respirazione, soprattutto sviluppata dal punto di vista del diaframma, quindi il corretto utilizzo del diaframma nella respirazione. La terza parte è la focalizzazione, quindi un focus corretto su quello che dobbiamo fare.
Partiamo con la prima. La prima è abbastanza delicata, se non sei abituato a farlo conviene farlo da seduti. È una ventilazione, quindi sfrutto la mia fisiologia per portare tanta ossigenazione al corpo. Io ti consiglio di utilizzare anche le braccia perché aumentano la possibilità che tu entri in uno stato emozionale produttivo, più spinto verso l'entusiasmo, la passione, la determinazione, la sicurezza, l'autostima, attraverso movimenti antigravitazionali. L'esercizio è questo di ventilazioni. 30 respirazioni fatte in questo modo. E vai avanti fino a 30. Ovviamente nel momento in cui lo fai, vedrai un'iperventilazione, potrebbe girarti la testa. Conviene all'inizio farlo da seduto. Puoi farlo anche in un altro modo. Io ho utilizzato solo il naso, ma potresti farlo anche in questo modo qua. Inspiri con il naso, butti fuori con la bocca in maniera molto vigorosa. E continua a farlo fino a 30. Una volta arrivato fino a 30, hai completato la tua ventilazione. Le prime volte che lo fai potrebbe andar bene anche fino a 15 o a 20, perché le prime volte che lo fai potrebbe girarti tanto la testa. Ok, quindi la prima parte è la ventilazione, abbiamo detto. Quindi, 1, 20, la azione, 30 respiri. Forti. Questo è importante che tu la faccia da seduto. La seconda parte abbiamo detto che è l'equilibrio diaframmale. Equilibrio diaframma. Ok, importantissimo. Inizieremo con una 4, 2, 8. Inizieremo e poi passiamo a 10, a 12, a 14. E vi spiego in che modo. Inspiriamo contando fino a 4 utilizzando bene il diaframma. Quindi riempendo prima la pancia e poi il petto, ma in maniera molto dolce. Tratteniamo contando fino a 2 e buttiamo fuori contando fino a 8, buttando fuori con la bocca lentamente. Poi inspiriamo di nuovo. Tratteniamo 2, buttiamo fuori lentamente. Questo va a creare l'equilibrio del diaframma. Parti con la 4-2-8, poi pian piano passi a 10, 4-2-10, poi pian piano passi a 4-2-12. Quindi allunghi sempre di più il respiro nella parte di espirazione, cosa molto importante. Più tu passi a un numero più alto, più il tuo corpo tende a creare degli ormoni che permettono il rilassamento e la focalizzazione. In questa parte qua, quando aumenti il numero, dopo un po' non avrai neanche bisogno di contare. Io ti do delle indicazioni, ma l'importante è contare fino a 4, trattenere un po' e buttare fuori. Dopo un po' non conti neanche fino a 4, quindi inspiri dolcemente, trattieni un po' e butti fuori lentamente, lentamente. A questo punto dobbiamo inserire il terzo passaggio, il focus, corretto. Qua è molto molto importante perché abbiamo bisogno di sfruttare il potere della rappresentazione. Dobbiamo studiare, oppure dobbiamo fare un allenamento, o una gara, o una riunione importante, oppure per me, prima di fare un video, di registrare un video, prima di una coaching molto delicata. Quindi prima di un momento dove vogliamo avere il massimo del nostro focus e della nostra lucidità. Abbiamo fatto la respirazione forte di ventilazione, stiamo facendo l'equilibrio diaframmatico, inseriamo il focus corretto. Basta un'immagine o un insieme di immagini, quindi una piccola clip di quello che vogliamo che accada in positivo. Se io devo fare una gara non devo pensare e poi se va male o cose del genere, oppure le cose che mi spaventano, ma devo pensare passo passo a quello che per me è molto importante. Se devo studiare, non devo immaginare, cazzo, fra 2 giorni c'ho l'esame. No, devo pensare a quello che devo studiare. Tutte le cose importanti, le mappe mentali che devo fare, le spiegazioni, come immagino io davanti al professore prima dell'esame. Insomma, devo pensare a un'immagine mentale, a volte è una clip, ed è fondamentale, molto importante, che sia in positivo. La nostra mente realizza quello che immagina, la nostra mente realizza quello che rappresenta. Se noi rappresentiamo uno scenario che non vogliamo,
creiamo emozioni per generare quello scenario. Se noi creiamo uno scenario che vogliamo davvero, con una rappresentazione multisensoriale, quindi proviamo anche le emozioni, tendiamo a creare quelle emozioni che ci permettono di realizzare quello scenario. Quindi, cosa molto importante, nel focus corretto inseriremo una rappresentazione in positivo. Quindi ricapitoliamo. Prima, ventilazione. Bastano 30 respirazioni forti. Ti ricordi anche con il movimento antigravitazionale. 2, equilibrio del diaframma, quindi diaframmatico. 4, 2, 8, poi allunghi 4, 2, 10, 2, 12, 2, 14. L'ideale è farlo durare circa 5 minuti. Nel momento in cui tu fai questa parte, focus corretto, quindi una rappresentazione mentale in positivo. Questa è una strategia di focalizzazione, di concentrazione straordinariamente potente e ti bastano 5 minuti, 5-6 minuti. A volte la differenza la fa la preparazione. Spesso con un allenatore con cui sto costruendo qualcosa di straordinario, lavoriamo molto sulla singola preparazione di ogni singolo allenamento, di ogni singolo evento. Perché nella cura delle piccole cose, lì ci stanno gli inneschi per la magia. La magia dei risultati straordinari. Io ti consiglio di applicarla. Applicala, poi scrivimi nei commenti quello che pensi e così continueremo a confrontarci e io potrò passarti veramente tutto il sapere che c'è in questa testolina. Da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!